Ciao ciao! Ieri c'è stata la prima puntata del Festival di Sanremo, che devo dire che mi è piaciuta, anche se con tutte quelle pubblicità che fanno si fa un po' fatica ad arrivare in fondo, perché è finito che era circa l'una e mezza di sera. Beh, per chi è arrivato in fondo, come me, è arrivato a vedere una prima classifica dei 12 concorrenti in gara. Sì, perché in questa prima puntata hanno cantato solo 12 dei big in gara e 4 nuove proposte. Questo nuovo Sanremo è partito con un Fiorello in versione prete, sì, insomma, vestito con l'abito che usa Terence Hill in Don Matteo, o almeno così ha detto lui, e che dice a tutto il pubblico di stringersi la mano e di scambiarsi un segno di pace. Credo anche per stemperare un po' tutte le polemiche che ci sono state prima che iniziasse il festival. Poi, tra battute, un po' di satira sull'attualità, ha fatto, diciamo, da grande partner comico ad Amadeus. Amadeus, che è stato un conduttore che si è dimostrato bravo anche in questo ruolo, professionale ed anche autoironico, direi. Un'altra idea vincente, sicuramente, almeno secondo il mio punto di vista, è stata quella di portare Tiziano Ferro come ospite in questa, ma poi che interverrà in tutte le altre puntate, perché lui canta con una potenza di voce e trasporto dei grandi classici del passato. Per esempio, ieri ha cantato Nel blu dipinto di blu di Modugno, Almeno tu nell'universo di Mia Martini, in cui alla fine si è commosso, che era quasi alle lacrime, e poi ha cantato la sua canzone Accetto miracoli. Devo dire anche molto brave anche le due donne co-conduttrici insieme ad Amadeus, che erano Diletta Leotta e Rula Gebreal, che oltre a presentare i cantanti hanno portato due monologhi: quello di Diletta sul tema della bellezza di una persona lungo gli anni che trascorrono, dedicato a sua nonna, e poi quello di Rula contro la violenza sulle donne, che è stato veramente molto molto toccante, soprattutto quando ha ricordato sua madre. Davvero un bellissimo intervento. Come ospiti poi ci sono stati Albano e Romina, questa reunion dopo un po' di tempo, e sono stati presentati dalla figlia Romina Carrisi. Loro hanno proposto un medley dei loro brani più famosi e poi la canzone nuova Raccogli l'attimo, scritta da Mangioglio insieme a Romina Power, canzone che parla di un'avventura acrobatica consumata in un'alba che non si dimentica. Ecco, ho citato un po' i versi della canzone. Comunque, altri ospiti sono stati gli attori del nuovo film di Muccino, Gli anni più belli, di cui fa parte anche Emma Marrone, che poi ha portato un medley delle sue canzoni. Brava Emma! Allora, poi ora passiamo ai cantanti che erano proprio in gara, che hanno gareggiato. Le quattro nuove proposte si sono sfidate in due duelli, di cui da un duello ha vinto Tecla e dall'altro duello ha vinto Leo Gassman. Per quanto riguarda i big, devo dire che è stato molto divertente il look in come si è presentato Achille Lauro, che si è presentato prima con una cappa di velluto nero pesante con disegni disegnati dei fiocchi dorati, e dopo se l'è tolta, si è spogliato ed è rimasto con una specie di tutina sbrilluccicosa che metteva in mostra i suoi tanti tatuaggi, e ha cantato questa canzone, Me ne frego. E mi fa un po' sorridere, perché effettivamente lui se ne frega un po' di tutto, no? Rita Pavone, devo dire, si è dimostrata grintosa. Ogni tanto forse la voce mi sembrava un po' sovrastata dalla musica, o non so se erano dei cali di voce suoi, ma comunque poi tutti in sala hanno fatto una grande standing ovation, anche per via di questo ritorno dopo tanto tempo sul palco. Allora, io che dire, di alcune canzoni si nota molto quando l'autore va a incidere su un pezzo cantato di un altro artista. Cioè, per esempio, l'impronta di Vasco Rossi e Gaetano Curreri nella canzone di Rene Grandi si nota molto, oppure nella canzone Andromeda di Elodie.
è evidente lì la scrittura di Mahmood, o anche come vengono cantate certe strofe da Elodie. O pensate anche alla canzone, questa invece canzone fuori gara, cantata da Jessica Notaro insieme a Maggio, a cui ha contribuito Ermal Meta. E se ci fate caso, la melodia è molto molto Ermal Metalosa. Comunque, delle canzoni cantate ieri, a me è piaciuta quella di Anastasio, mi è piaciuta molto, perché riesce a essere sia rap che rock, un brano davvero molto potente e rabbioso, e lui ci sa fare con queste cose. Poi mi sono piaciucchiate altre canzoni, come quella di Marco Masini, quella di Irene Grandi, e invece altre canzoni dovrei ascoltarle più di una volta per poterle giudicare bene, sai, un primo ascolto e basta. Anche quella di Morgan e Bugo, che poi adesso in questa classifica sono arrivati ultimi, secondo me merita un po' di più ascolti, non è una canzone che magari primo ascolto. Non mi aspettavo sinceramente che arrivasse ultima in questa classifica provvisoria, e del resto non mi aspettavo neanche che arrivassero primi Le Vibrazioni. Vabbè, dai, la gara è ancora lunga. E io, sapete cosa pensavo? Tra me e me pensavo che Alberto Urso fosse più su in classifica, perché tante volte il cantare lirico in un certo modo a Sanremo, insomma, tante volte ha dato successo a un cantante. Ripeto, la gara è solo l'inizio, e domani ci sono altri 12 big, e quindi vedremo. Ciao a tutti, e fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate, come vi sembrano le canzoni, cosa vi è divertito di questa prima serata di Sanremo, insomma, quello che ne pensate. Ciao da Svideo.